Celentana. Ecco, davvero si ritorna ai tempi di una volta qui per questa serata. Sì, senz'altro, è veramente accogliente qua. Si respira un'atmosfera diversa. È diversa, sì, molto natalizia. Molto natalizia. Abbiamo un altro visitatore, davvero si respira un'atmosfera diversa, giusto? Molto diversa. Vabbè. Si sta provando sempre i panini della macelleria Amato. Che panino sta provando in questo momento? Tagliata di carne con patatine. Com'è il prodotto? Buono, buono, eccellente. Cosa sta provando in questo momento? Tagliata di carne e patatine. A me sta buono. Com'è il prodotto? Buonissimo, però io mangio salsicce e broccoli. Sta mangiando salsicce e broccoli, ottimo. Ottimo, ottimo. Com'è il prodotto alla fine per lei? Pane, salsicce e broccoli? Ottimo. Davvero? Lo stand della macelleria Amato è ricca già di una lunga fila, come molti giovani. Buonasera, ecco, alla fine lei ha scelto macelleria Amato, vero? Cosa sceglierà, un panino con salsiccia? Salsiccia e patatine. Ecco. Lei invece cosa sceglierà? Prego, cosa sceglierà questa sera, prego? Non lo so, perché adesso sono arrivata. Panino con salsiccia, lo stinco? No. Lo stink forse. Lo stink, bene, bene. Ecco, invece lei cosa sceglierà questa sera qui? Carissimi utenti, siamo con Giuseppe Amato qui all'evento Le Notti della Tarantella, un evento di musica tradizionale cilentana e anche enogastronomia cilentana. L'evento organizzato dall'associazione Insieme per Laurino. Ecco, Giuseppe Amato, davvero un evento che dalle interviste emerge che c'è stato sempre un successo di questa manifestazione. Per quale motivo, la domanda precisa, è, viene realizzata nel periodo natalizio questo evento che raccoglie tanti turisti? Prego. Per valorizzare un po' il paese in questo periodo, che comunque c'è pochissima gente, e cerchiamo di far arrivare quante più gente possibile in questo posto. Bene, ecco, giustamente un evento che mette in relazione enogastronomia e musica. Questo è fondamentale, vero? Certo, cerchiamo di abbinare prodotti locali con musica di tradizione vecchia e con i nostri prodotti che cerchiamo di valorizzare. Ecco, qui abbiamo lo stand, carissimi utenti, come macelleria Amato, lei cosa propone questa sera? Questa sera proponiamo la salsiccia, che facciamo noi personalmente, lo stingo di maiale, tutto cucinato da noi, e un misto di carne, che sarebbe sempre la salsiccia, delle costine di maiale e del pollo arrostito. Ecco, la macelleria Amato presenta le sue salsicce di maiale, come si può vedere dalle immagini. Queste sono davvero originali, vero Giuseppe? Certo, queste sono fatte come una volta, sale iodato, carne di maiale, chilometri zero, e un poco di peperone dolce con un poco di piccante, come si faceva una volta. Invece lo stingo, carissimo utente. Qua abbiamo lo stingo, la parte o della spalla o del prosciutto del maiale, completamente senza cotica, arrostita, aromatizzata e tenera. Tutti i preparativi qui presso lo stand della macelleria Amato, come si può vedere dalle immagini, tutto pronto. Allora, abbiamo un altro visitatore, panino con salsiccia, come possiamo vedere dalle immagini. Com'è questo prodotto? Con pancetta. Pancetta, è buono, è buono. Buonasera, salve, buonasera. Ecco, lei cosa ha preso? Salsiccia e patatine. Non te ne niente, basta cadere la pesca.
siamo presso lo stand delle pizze fritte. Ecco, voi questa sera cosa presentate? Questa sera le pizze fritte, in pizze fritte semplici, pizze fritte farcite, con la cicoria, con il sugo e formaggio. Abbiamo anche le pizze con zucchero e sale, qual è la differenza? A seconda dei gusti, quindi o dolci o salate, o con lo zucchero o con il sale. Lei come si ricorda le precedenti edizioni? Io personalmente è la prima volta che partecipo con lo stand, però è stata ho partecipato sempre come turista e è stata sempre una bella esperienza, una festa ben riuscita, sia musicalmente che gastronomicamente. Le notti della Tarantella, musica ed enogastronomia sempre a confronto, secondo lei è importante questa sinergia? Certo, molto importante, perché comunque l'una si concilia bene con l'altra. E mangiare e divertirsi ballando. Qui alle pizze fritte. Ecco, buonasera, salve. Cosa sta scegliendo come pizza fritta? Allora, pizza con cicorie e patate. Dovrebbe uscire a momenti, vero? Cosa ne pensa di questa manifestazione? Ma diciamo che sta prendendo veramente... è una bella manifestazione. Ecco, com'è questa pizza? Sì. Squisita, veramente buona. Ecco, assaggiamo un attimo. Com'è il prodotto, prego? È ottimo, veramente. Qui con altri visitatori, buonasera. Ecco, cosa sceglierete questa sera? Sicuramente iniziamo con una pizza col sale, una pizza fritta col sale. Cosa ne pensa di questo evento? Vabbè, non lo so, è un bel evento, che cosa ne pensa lei? Ecco, lei cosa prenoterà questa sera? Ancora non lo so, forse prima farò un giro e poi dopo vedo dove... Come pizza fritta cosa prenoterà? Pizza fritta con pomodoro e formaggio. Abbiamo un altro visitatore, buonasera. La pizza fritta, com'è questo prodotto? Ottimo. Lei da dove viene? Sono di Laurino. Bene, davvero un'eccellente manifestazione. Sì, quest'anno siamo riusciti a fare veramente qualcosa di speciale. Carissimi utenti, siamo sempre qui a Laurino all'evento delle Notti della Tarantella, l'evento che riguarda la musica tradizionale cilentana, nonché l'enogastronomia. Siamo davanti a un altro stand che si chiama Briciole, ecco, un negozio che presenta diversi prodotti. Siamo qui con il proprietario che ha ben gestito e organizzato lo stand. Ecco, lei cosa presenta? Io in realtà ho un negozio di abbigliamento intimo e quindi presento i miei prodotti, cioè in questa occasione giustamente Tarantella fa freddo, guanti, cappelli, sciarpe, poi Babbo Natale con la pesca per i bambini e Babbo Natale stasera, gli altri anni c'è stata la Befana, quest'anno la Befana ancora non è arrivata, speriamo che arriva per domani sera. Ecco bene, tutti i prodotti che saranno presentati, ecco vedete nelle immagini, ci sono guanti, cappelli, sono prodotti davvero particolari, ci sono anche le sciarpe, ci sono dei cappelli... Sì, dei cappelli fatti a mano, particolari, con la visiera, con la balze, le sciarponi, tutto quello che può servire, i guanti in pelle, tutto quello che può servire, le calze pesanti, perché giustamente fa freddo e uno deve coprirsi. Ecco, in realtà sono tutti prodotti, carissimi utenti, che possono essere utilizzati durante questo periodo natalizio, vero? Sì, sì, sicuramente. Sono stati anche sfruttati per fare dei regali, per mettere sotto l'albero. Gli altri anni veramente c'è stato il pubblico delle grandi occasioni per assistere a questo evento. Sì, sì, ci sono stati tanti personaggi particolari, sì, sì, sì. Anche il pubblico e i visitatori sono stati tanti. Sì, sì, tanti, tanti, sì, sì. Carissimi utenti, questo invece è il birrificio Gregorio, qui nelle immagini. Un birrificio di Parma che è presente qui all'evento di Laurino, le Notti della Tarantella. Ecco, alla fine, cosa ne pensa lei di questa manifestazione? Una bellissima iniziativa che c'è già da qualche anno. Noi è la prima volta che partecipiamo come birrificio. Quest'anno proponiamo due tipologie di birra, a dispetto delle quattro che produciamo. E sono una Pils, una bassa fermentazione chiara, una Bock, una rossa, un po' più corposa. Niente, ci aspettiamo tanta gente, li aspettiamo numerosi. Le nostre birre sono rigorosamente non filtrate e non pastorizzate,
quindi non sono sottoposte a un processo di pastorizzazione, cioè non stressiamo il lievito, quindi la particolarità è proprio quella delle birre artigianali, quindi la presenza di lievito all'interno della birra che rende la birra viva a dispetto di quella industriale. Siamo qui, carissimi utenti, coloro i quali provano la birra davanti al birrificio Gregorio. Buonasera, ecco, potete gustare questa birra artigianale, prego, la potete gustare? Bene, provate. Com'è il prodotto? Complimenti. Ecco, che sapore assume? Ma è una specialità che è enorme. Assaggiamo un attimo la birra, prego, del birrificio Gregorio, prego. Com'è il prodotto, veramente? Buonissimo. Ha un sapore di un liquore, però non so chi è. Vabbè, è una birra... Il primo bicchiere non ha sapore buono, troppo. Il secondo, il terzo, poi ti sappiamo dire, passa dopo e ti sappiamo dire di che gusto è. Com'è questa birra? Mi scusi, prego. Buona. Lei com'è questa birra di birrificio Gregorio? È buonissima, io ne ho sentito parlare da parecchio tempo fino a che sono arrivato a assaggiarla. Per lei, mi scusi, com'è? Ottima, un liquore gradevole. Che gusto ha preso? Ma specie di limone, una... Ecco, che gusto ha preso lei come birra? Non lo so spiegare perché non è che sono molto, però un gusto bellissimo. Ecco, che gusto ha preso, signora? Un gusto di malto. Ecco, cosa propone questa sera? Salve, noi proponiamo il dolce che adesso va più di moda, le famose crepe. Le proponiamo nella versione classica con la Nutella, ma anche più bizzarre, con cioccolato bianco, nocciola e con varie tipologie di aggiunte per stuzzicare la fantasia dei più piccolini. Bene, veramente va di moda questo prodotto che... Sì, adesso è un periodo d'oro, diciamo, per le crepe. Vengono vendute dappertutto, tant'è che in città sono nate addirittura negozi, creperie, che vendono solo quello. E si diffondono non solo tra bambini, ma anche sono mangiate da bambini, da adulti, veramente da qualunque fascia di età. Quindi speriamo che, insomma, andiamo bene stasera. Cosa ne pensa delle notti della Tarantella? È un evento davvero che il nostro paese ha organizzato per ovviare alla poca gente che ci sta in questo periodo. Cerchiamo di rinvigorire il paese e di vivacizzarlo in questo modo. Musica ed enogastronomia, un connubio inscindibile. Sì, esattamente. Davvero il miglior mix che potevamo creare qui a Laurino per tutti, non solo per il nostro paese, ma per tutti quelli che vivono nelle vicinanze. Con Nutella, vedete come funziona? In questo modo qui ci siamo di fronte a degli esperti del settore, carissimi utenti. Senti, adesso ecco, viene messo il cioccolato, come potete vedere dalle immagini, tutto al naturale, vedete bene, una bellissima crepini ed ecco che viene bravissima. Ed ecco, ed è pronta. Abbiamo qui la crepes al cioccolato. Può provarlo un attimo, gentilmente? Com'è il prodotto alla fine? Buona. Carissimi utenti, siamo qui sempre nello stand della... Com'è andata alla fine? Bene. Abbiamo appena cominciato, ma le persone ci stanno e ci stanno dando soddisfazioni, insomma. Siamo presso un altro stand, Cavatelli, con sugo di carne di maiale e vitello. Buonasera, signora. Ecco, lei propone questo prodotto, un prodotto che ogni anno attira molti visitatori. Sì. È un prodotto che va, perché è una cosa fatta in casa, fatta a mano e con farina di produzione propria. Carissimi utenti, ecco i cavatelli con sugo, carne di maiale e di vitello. Davvero un prodotto squisito da un punto di vista enogastronomico che ha raggiunto il suo culmine questa sera. Nella prima portata tutti i cavatelli sono terminati, davvero un grande successo. Continuo a mangiare, carissimi utenti, i cavatelli, come si può vedere dalle immagini. Com'è il prodotto alla fine? Ottimo e buono, veramente lo trovo bene. Ecco, i cavatelli, prego. Ottimi. I cavatelli come sono? Buoni, ottimi. Siamo qui con dei visitatori, stanno provando appunto i cavatelli, come potete vedere dalle immagini. Com'è questo prodotto, mi scuso? Ottimi, buoni. Ecco, lei da dove viene? Da Laurino. Perfetto, per lei com'è il prodotto dei cavatelli? Ottimo. Cosa ne pensa di questo evento? È bellissima. Una... Per lei? Una bella manifestazione. Carissimi utenti, in piazza si continua nella seconda piazza con i cavatelli. Come sono alla fine questi cavatelli?
uno spettacolo veramente. Come sono stati? Allora, non ho il dispiacere per chi non è presente, perché si sta perdendo uno spettacolo culinario e di intrattenimento. La telecamera, il sapore non si può sentire purtroppo. Ecco, mi scusi, lei adesso ha terminato con la pizza fritta, inizia con i cavatelli, vero? Per forza. Ho fatto come la pizza fritta come antipasto, adesso ci portiamo sul primo con prepotenza e inizieremo anche a assaggiare qualche cosa da bere. Qui tra birra e vino, cioè uno spettacolo. Grazie. Ecco, si continua qui, carissimi utenti, come possiamo vedere dalle immagini, il pubblico delle grandi occasioni che assaggia i cavatelli. Buonasera. Ecco, possiamo assaggiare un attimo, prego. Com'è il prodotto? Eccezionale. Da dove viene lei? Da Villa Littorio. Davvero una manifestazione che bisogna essere presente. Sì, è importante. Lei e mia figlia con i prodotti tipici che fa. Bene, signora, alla fine possiamo provare il prodotto, i cavatelli, prego. Com'è il prodotto, signora? Ottimo, ma lo so che la signora è bravissima, è una cuoca eccezionale. Una manifestazione che si va durante il mese di dicembre qui a Laurino, è davvero una manifestazione mitica per voi, vero? Sì, infatti. Raccoglie tutto il paese. Siamo presso un altro stand che propone prodotti che riguardano la ricotta di capra, il caciocavallo. Ecco, davvero un evento, le notti della Tarantella, che ogni anno ha sempre più successo. Qual è la sua opinione? Sì, da che abbiamo iniziato ogni anno c'è stata molta affluenza in più, diciamo. Quindi speriamo che stasera ci riusciamo ancora per una volta. Ecco, lei propone questi prodotti, caciocavallo e ricotta di capra, vero? Sono prodotti davvero originali. Sì. Caciocavallo, ricotta e formaggio, e poi facciamo il caciocavallo arrostito. E dei vino locale e così via. Ecco, va bene il vino sul caciocavallo e sulla ricotta, giusto? Sì. Ah, specialmente se è un po' piccante il va bene, sì. Bene, alla fine, giustamente, musica ed enogastronomia, c'è un ottimo abbinamento, è impossibile evitare questo abbinamento. Sì, è impossibile, veramente impossibile, perché la musica popolare ti fa accendere qualcosa dentro che ti porta a essere così. La serata deve andare per forza bene. Questo è tutto. Ecco, lei come ricorda le scorse edizioni? Ah, bellissime. L'unica volta, l'unica cosa che una volta è piovuta e non è andata tanto bene, 2 anni fa, però poi tutti gli anni è andata egregiamente alla grande. Carissimi utenti, ecco la fila qui allo stand che propone ricotta, formaggi, caciocavallo eccetera. Vedete, qui si prepara appunto la bruschetta con formaggio, come si può vedere dalle immagini, e con caciocavallo. Ecco, vediamo, proviamo un attimo e diamo la bruschetta. Com'è? Proviamo, possiamo provare un attimo, possiamo assaggiare, prego, c'è un giovane qui nelle immagini, prego, la possiamo provare un attimo questa bruschetta al caciocavallo, vero? Al caciocavallo, prego. Ecco, secondo lei com'è questa bruschetta? È ottima. È ottima, veramente ottima, tutta al naturale. Proviamo una seconda bruschetta per un secondo visitatore, velocissima. Come si può vedere dalle immagini, la responsabile dello stand che sta preparando migliaia di bruschette, come potete vedere qui intanto, ecco, voi state cercando di prenotare. Stiamo aspettando. Ecco, lei da dove viene? Stiamo facendo, da Rofrano. Bene, bene. Vediamo un attimo, prego, qualche altra bruschetta. Carissimo utente, un altro giovane qui, prego, può provare un attimo la bruschetta con caciocavallo. Com'è il prodotto? Ottimo. Secondo. Com'è il prodotto? Ottimo, locale. Bene, da dove viene? Sono del posto. Bene, può provare un attimo il prodotto, prego, proviamo un'altra volta il prodotto. Non è del posto lui. Prego. Da Vercelli in Piemonte. Bene, da Vercelli in Piemonte, proviamo un attimo il prodotto, prego. Com'è il prodotto? Ottimo. Ecco, proviamo anche, utenti, siamo qui con la Polizia Municipale di Laurino, qui nelle immagini. La Polizia Municipale è molto attenta all'evento. Ecco, lei cosa si ricorda di queste notti della Tarantella?
La prima cosa è che sono meravigliose, poi soprattutto nei nostri posti sono molto suggestivi, perché abbiamo questo paese bellissimo, pieno di monumenti e di tante altre cose belle, e questi stand riempiono, fanno risaltare la bellezza del paese. Bene, ecco, siamo ancora all'inizio davvero, qui siamo nel centro storico di Laurino, come si può vedere dalle immagini è quasi tutto pronto, siamo in anteprima, ecco davvero hanno sempre partecipato gli standisti, vero? Sempre, sempre, anzi quest'anno sono numerosi, sono molto di più dell'anno scorso, evidentemente è sentita molto questa manifestazione. In più ricordiamo, come lei si ricorda, le passate edizioni, molti visitatori. Abbastanza, abbastanza, sì sì, anche se siamo stati un po' penalizzati per il tempo, invece stasera è una serata meravigliosa, veramente, splendida, quindi speriamo che abbiamo la collaborazione di tutti i nostri paesi nei dintorni. Carissimi utenti, siamo presso un altro stand enogastronomico davvero molto caratteristico, come si può vedere dalle immagini ci sono anche le luminarie, siamo con uno dei membri dell'associazione, davvero voi cosa presentate questa sera? Allora, questa sera come l'anno scorso presentiamo trippe e fagioli, che è un piatto tipico della zona, e la patata twist, con una patata diciamo che è fritta e è avvolta lungo uno spiedino e viene così fritta e poi servita con diverse tipo maionese, ketchup e tutte le spezie varie. E cosa si ricorda delle passate edizioni? Vabbè, una festa molto calorosa, abbiamo il fuoco e diciamo che c'è un ambiente molto caloroso e quindi la gente si diverte, balla fino a tarda notte, quindi invito tutti coloro che sono interessati a questo tipo di eventi di partecipare, perché c'è da divertirsi. C'è stato sempre il pubblico delle grandi occasioni? Sì, diciamo che la gente ha sempre partecipato, anche se comunque il tempo non è dalla nostra parte, sì, però comunque è una manifestazione piacevole che diciamo lascia divertire le persone, un evento molto importante per questi borghi un po' diciamo isolati. Alla fine in realtà questa sera c'è bel tempo, ci dovrebbe essere il pubblico delle grandi occasioni, vero? Le previsioni. Sì, le previsioni dicono questo e si spera che ci sia il pubblico delle grandi occasioni, in modo da divertirci e diciamo far divertire, perché le persone si divertono quanto ci sono molte persone, appunto, perché altrimenti la festa muore. Ecco, carissimi utenti, abbiamo qui trippa e fagioli, come si può vedere dalle immagini, che viene offerta ai visitatori con la fetta di pane, e in più abbiamo il vino locale di Laurino, un vino rosso, come si può vedere dalle immagini. Carissimi utenti, qui abbiamo patata twist, come si può vedere dalle immagini. Questo è il prodotto che viene offerto insieme a trippe e fagioli e insieme anche al vino locale di Laurino, come potete vedere dalle immagini. Le notti della Tarantella, cosa ne pensa? Perché è giunto qui a Laurino? Io sono di Laurino e vengo qua nelle feste perché c'è ancora la mamma, noi abitiamo su a Bologna, veniamo perché incontriamo gli amici, comunque è piacevole questa festa perché si incontra per strada un po' tutta la gente che viene da fuori, è un bel momento, insomma, un bel momento è particolare. Ecco. E lei è venuto ogni anno per queste notti della Tarantella? Credo di sì, adesso non ricordo, ma sì, sì, credo. Cosa si ricorda di più di questa manifestazione? Lo spirito che si crea è molto bello perché c'è come dicevo prima, un momento di condivisione di queste feste natalizie e un modo per incontrarsi, anche perché il paese è sempre più spopolato e quindi non è più come una volta dove ci si incontrava facilmente nelle case. Questo rimane veramente l'unico momento di incontro per tutti i laurinesi. Ecco, per lei invece signora cosa rappresenta questo momento delle notti della Tarantella? Noi veniamo qua appunto da Bologna e veniamo a rivedere un attimino i nostri parenti, gli amici, e quindi trascorriamo delle giornate, delle serate in compagnia. Questa è la notte della Tarantella per me. Cosa si ricorda delle precedenti edizioni, degli anni precedenti? Sì, sono state molto movimentate, come pure spero stasera, perché ancora possono venire gente da altri paesi, limitrofi. Qui un altro assentista che presenta l'artigianato, ecco nelle immagini i prodotti che presenta davvero sono eccellenti, ma prima volevo chiederle cosa le ricorda delle notti della Tarantella.
Beh, ho sempre un bel ricordo, sono state sempre delle bellissime serate in allegria con la musica, quindi quest'anno per me è il primo anno. Insomma, spero che vada come gli anni scorsi. Cosa presenta? Prego. Prodotti artigianali fatti a mano, completamente fatti a mano, per lo più con delle cose recuperate nelle campagne, nei boschi. Altri materiali sono poi lana, panno lenci, insomma tutto chilometro zero. Ecco, davvero prodotti che ogni volta che lei è stata presente sono stati richiesti. Sì, di solito sono richiesti perché sono delle cose originali, creative, quindi molto richieste, sì. Abbiamo un altro stand, i prodotti del cuore, ecco nelle immagini, ecco, siamo qui con il responsabile, come questo stand, i prodotti del cuore, cosa significa? Perché vengono fatti col cuore, sono prodotti naturali delle nostre terre che si deve cercare di valorizzarli, sono frutti di alberi non trattati, dal figo, dalle fragole, dal ciliegio, albicocca, more, selvatiche, dal prugnolo, alla fichi, limone e zenzero, una salsa piccante che si chiama salsa piccanton, che è quella rossa, e diciamo un gusto molto particolare, serve per sulle tartine, sul pane, viene mangiato un po', si presta un po' in tante occasioni. Ecco, alla fine lei cosa si ricorda delle precedenti edizioni della Notte della Tarantella? Ma ricordo che sono momenti che si fanno per valorizzare un po' le nostre cose, un momento di condivisione da tutti i prodotti che uno può fare nel piccolo, perché queste sono tutte presentazioni di prodotti che vengono dalla terra, genuini, quindi diciamo questo mi ricorda molto. Poi ci sono anche delle struffoli tradizionali che si fanno nel periodo di Natale, presentati le precedenti volte che ci è stato fatto. Diciamo c'è anche la musica che completa le nostre serate. È sempre stato ricco di gente qui, Laurino, per quanto riguarda le notti della Tarantella, vero? Ma c'è sempre stata molta affluenza, devo dire. Dipende dal tempo, un po' più, un po' meno, però diciamo che è stato molto... si sta cominciando a conoscere molto. Quindi noi veniamo da Villa Littorio, ad esempio, sono della Frezione. Ci hanno invitato, siamo venuti molto volentieri, abbiamo partecipato a condividere queste cose insieme ai nostri amici del comune. Insomma. Un altro stendista che presenta dei prodotti davvero artigianali. Ecco, lei cosa presenta questa sera? Presento delle cose, dell'attrezzo per cucinare, per... Sono prodotti davvero artigianali, carissimi utenti, sono prodotti da tavola, come si può vedere dalle immagini, sono prodotti davvero eccellenti che hanno sempre rappresentato il massimo dell'artigianato qui a Laurino. Carissimi utenti, siamo qui presso lo stand della pasticceria Croc & Bush, qui nelle immagini è quasi tutto pronto, siamo in anteprima, carissimi utenti, siamo con il proprietario. Ecco, alla fine voi avete partecipato a questa manifestazione, per quale motivo? Prego. Allora, noi oltre a partecipare facciamo parte anche dello staff di organizzazione, quindi ci impieghiamo ogni anno a portare avanti questa piccola manifestazione. Cosa presentate alla fine? Alla fine presentiamo i nostri prodotti di pasticceria artigianali, fatti tutti da noi, e quindi portiamo un po' a conoscenza di quello che produciamo. Bene, in particolare quali sono i prodotti più gustosi? Allora, in queste serate ad esempio stiamo usando un po' i cannoli alla vecchia maniera, un po' di sfogliatelle, quelle che sono un po' calde, quindi vanno appositamente per la serata. Cosa ricorda delle vecchie edizioni? Le vecchie edizioni, quello che ricordo è che sono stato sempre un crescendo, quindi speriamo che pure quest'anno sia un crescendo e che sono state sempre delle edizioni spensierate, belle, divertenti. Allora, queste sono le zeppole di San Giuseppe, che però si fanno tutto l'anno. Queste sono le apollone con la panna, le classiche sfogliatelle napoletane, cannoli alla crema, i babà con la crema chantilly, cannoli al cioccolato, il cannolo cilentano e di nuovo i babà.
Ecco, giustamente il cannolo cilentano, qual è la differenza con gli altri cannoli? Il cannolo cilentano è composto da crema al cioccolato e crema alla vaniglia. La differenza tra gli altri cannoli, beh, c'è il siciliano che è fatto con la ricotta e poi principalmente la sfoglia che fa la differenza. Questi utenti, qui viene presentato invece il prodotto dell'arrosticino, come si può vedere dalle immagini stanno arrostendo gli arrosticini con gli arrosticini di pecora. Gli arrosticini di pecora. Cosa ricorda delle precedenti edizioni? Ma tanta allegria, simpatia, molto freddo, tanti buoni prodotti, dall'inizio alla fine. Questi utenti, la fila agli arrosticini, come potete... Buonasera, salve, salve, buonasera. Alla fine state prenotando cosa? Prego. Stiamo prendendo gli arrosticini. Ecco, voi da dove venite? Soccato, là so. Ecco, lei cosa ne pensa di questa manifestazione? Sì, mi piace tantissimo. Cosa prenoterà oltre agli arrosticini? Gli arrosticini, la pizza fritta, la birra, penso, adesso ancora non ho visto, però penso questo. Lei adesso si assaggiano qui gli arrosticini, come potete vedere dalle immagini, gli arrosticini di pecora, prego. Com'è il prodotto? Buono, ottimo. Prego, chi assaggia più, prego. Buoni, buoni. Vedete, ci sono già tanti visitatori che stanno effettuando la fila per richiedere panzerotti, pizze, come si può vedere dalle immagini, alle notti della Tarantella. Utenti, siamo presso un altro stand. In questo momento sono in azione i panzerotti, vengono presentati al pubblico e poi tra l'altro c'è il kebab in azione per offrirlo ai visitatori. Ecco, alla fine voi presentate questi prodotti e in più cosa? Presentiamo pizzette con pizzette normali, e poi che più, scauratilli e altre cose. Come ricorda le precedenti edizioni? Benissimo, belle. Gli utenti in questo momento si stanno friggendo gli scauratielli, come potete vedere dalle immagini. Alla fine gli scauratielli sono zuccherati, come potete vedere dalle immagini. È un prodotto sempre richiesto, Rosina? Sì, molto richiesto, sì. I scauratielli vengono zuccherati, vedete le immagini. Ed ecco che qui si sta prenotando, buonasera. Cosa sta prenotando? Una kebab. Bene, bel kebab. Diciamo il kebab, prego. Kebab di Laurino. È ottimo. Ok.
Carissimi utenti, abbiamo lo stand liquori e cioccolato qui, delle immagini che offre prodotti relativi. Allora, qui all'interno sono delle cialde dove si inserisce il liquore all'interno. Abbiamo l'Havana Club, il Pampero, anche la Coca-Cola, il succo di frutta, nonché il Barrios. E abbiamo tutte le cialde, come potete vedere dalle immagini, che sono utilizzate per inserire il liquore. Ecco carissimi utenti, la porchetta senza conservanti, con aromi prettamente naturali. Carissimi utenti, Gregorio Nicoletti presentano questa porchetta a Laurino all'evento Le Notti della Tarantella, organizzato da Insieme per Laurino. Ecco che si taglia lo spago, come si può vedere dalle immagini, e poi si taglia per inserire la porchetta nel panino. Già il panino locale, panino al naturale. Si parte col primo panino, vediamo un attimo, si deve tagliare la carne, come potete vedere dalle immagini. Ed ecco che si sta tagliando la porchetta, come potete vedere dalle immagini. Mario, li consegna a te i biglietti? Ma con la fila qui, per quanto concerne la porchetta, siamo arrivati davvero a moltissime unità per quanto concerne la richiesta di panino con porchetta. Buonasera, ha mangiato la porchetta, vero? Com'è stata la fine della porchetta? Buona, buona. Ecco, per lei com'è stata? Io l'ho mangiata un sacco di posti la porchetta, pure alla riccia, ma come questa nessuna. Siamo qui con il pubblico delle grandi occasioni, ecco, alla fine lei per la porchetta. Certamente, lo stiamo aspettando che ci fanno il panino, quindi... Cosa pensa di questa manifestazione? Che è una bellissima manifestazione, bisogna un po' recuperarla, quindi... Anche lei per la porchetta, vero? Ovviamente, la porchetta è la porchetta. Per giovani ragazze, buonasera, ecco, per la porchetta, vero? State facendo la fila? Sì. Dopo... Mi piace molto. Non me lo devo mangiare io, se lo devo mangiare il ragazzo che suona, Giuseppe. Ho capito, vabbè, alla fine cosa ne pensa di questo evento? È molto bello, non è la prima volta che ci vengo, perché comunque vengo a fare le serate con Giuseppe, suono anch'io, sono una componente del gruppo. Quindi... Cosa ne pensa lei di questo evento? È molto bello. Un altro stand, carissimi utenti, che cosa propone? Questi sono modellini tutti in legno, fatti in legno artigianamente, vedi? Qua ce l'ha, ho fatto la svitta di Babbo Natale. Sì, ma in particolare abbiamo anche i trattori con la legna, vero? Trattori, camion con la legna, tutto. Poi c'erano le cose del presepe. Questa è la santa, diciamo, il patrono di Laurino, con i buoi, con l'urna. Abbiamo anche qui i buoi, vero? Sì, i buoi. Qui c'è Sant'Elena che trasporta con i buoi, il carro. Ecco qua, questa è una carrozza, diciamo, del Far West. Questi sono i muli. Questa è una trebbia antica, così si macinava il grano. E questo è tutto, scavatori, questo. Davvero interessante, diciamo, quello che viene proposto. Cosa ricorda lei delle precedenti edizioni? Sì, tutto bene, diciamo, dell'altra festa, diciamo, tutto a posto. È stato il grande pubblico. Sì, sì, sì. Carissimi utenti, vedete che questi sono dei sovrammobili, in realtà sono dei modellini che si possono, sono dinamici, sono mobili. Ecco, possiamo far vedere, vediamo i primi camion, ecco, vediamo i primi camion, la gru, facciamo vedere che si muove, vedete come si può vedere dalle immagini, ecco, oppure l'altro rosso è ribaltabile, come potete vedere dalle immagini, tutto ribaltabile, quindi anche quest'altro camion. Utenti, siamo qui con il presidente Vertullo, presidente dell'associazione Scidate. Quali sono gli obiettivi dell'associazione, presidente? Abbiamo, diciamo, un progetto che si sviluppa in quattro punti. Il primo punto, diciamo, è continuare i corsi che abbiamo, diciamo, iniziato già nello scorso anno, e come corsi abbiamo, vabbè, un nuovo corso di chitarra e anche multistrumentale, poi abbiamo un corso per bambini, inglese Dance in English, inglese per bambini sarebbe, poi inglese e gli altri classici corsi di autodifesa, tiro con l'arco, spagnolo e diciamo il gruppo di meditazione e non solo. Ecco, scusi un attimo presidente, in realtà il vostro obiettivo, il vostro progetto si basa su un percorso socio-educativo alla fine?
Sì, diciamo culturale, sì, ricreativo. E che stiamo cercando di portare avanti da ormai da un annetto. Ci auguriamo tante belle cose da fare per questo anno. La sede è qui a Laurino, in Contrada Sant'Antonio. Qui con due giovani nel centro storico, che atmosfera si respira questa sera qui a Laurino? È atmosfera di carne, assolutamente solo carne. Bene, bene, diciamo che a lei piace questa atmosfera? Molto, sì, infatti mo andiamo a prendere un panino, penso con la... Presta la macelleria Amato, ecco, lei come le sembra questa atmosfera? È Natale, è arrivato, si sta bene, una bella serata, anche il tempo permette. Con un'altra visitatrice, buonasera, da dove viene, prego? Sono di Laurino. Bene, cosa ne pensa di questo evento, le notti della Tarantella? È un'ottima iniziativa per il paese perché attrae un po' di gente, pubblico. Cosa prenoterà questa sera? Cosa gusterà? Cercherò di assaggiare un po' tutti i piatti tipici del paese. Signora, per lei mi scusi, prego. Anch'io assaggio un po' di tutto. Perché insomma ci sono delle cose tipiche proprio di Laurino che sono buone, che non mangiamo sempre. Ha qualche tendenza lei? Ma io adesso vado da panino con la macelleria Amato. La macelleria Amato, sì. Oppure proverà da pasticceria Croque & Bell. Anche. Siamo qui per l'assaggio col panino con la porchetta. Assaggiamo un attimo, prego. Come questo prodotto... La porchetta di Gregorio Nicoletti, prego. È ottima, veramente ottima. Davvero. Abbiamo qui una visitatrice, lei ha assaggiato le patatine, vero? Come sono state? Buonissime. Basta cadere la fresca puntana, non c'è niente, basta cadere la fresca.